sei dal vivo. Ok, Claudio, tu fai un giro a vedere da vicino i pedali, va. Che intanto io la condivido. Adesso arriviamo, mentre li collegate. Condividiamo sui social. Stiamo arrivando, eh? Vai pure, vai lì pure vicino, vicino a ogni singolo. Fai vedere bene il looper. Io così. Vediamo qua, siamo live. Su Facebook sei FX Case, giusto? Sì. Andiamo a spostare. Lascio un po' di spazio. Ah, ok, c'è lo spazio. Eccoci. Condiviso. Eccoci. Ciao. Ecco Claudio. Quanto costa? Subito, come siete venali? Come siete venali? Subito, quanto costa? Allora vediamo. Vediamo per girare. Buon pomeriggio a tutti. Antonio Pellicano. Salve, buon pomeriggio. Allora, quanto costa? Dopo, se volete, ve lo dice lui, perché lui ha Claudio di FX Case, è colui che costruisce il looper, ma fa anche assemblaggio di pedaliera, certo, in realtà, da tanto tempo. E quindi ha assemblato anche questa mia pedaliera, perché io di là ne ho altre due, di tue pedaliere, sì, vero? Sì, fatte negli anni, forse tre, prima ricordo, che tu costruissi con la MIDI. Esatto. Allora, vi faccio vedere intanto, è stata via un po' di tempo, la bambina. Allora, descrivicela tu. Ecco Mastro Valvola Pedals, abbiamo appena parlato del tuo Millibar Mastro Valvola, qui dentro non c'è perché è nell'altra pedaliera. Allora, quindi questo è il cuore, giusto? Esatto, da qui gestiamo tutti quanti i singoli effetti, dietro sono connessi ogni singolo jack, io ho inserito anche una targhettina per ricordarsi a cosa facciamo riferimento, ci abbiamo anche le scritte comunque orientate dal verso del, esatto, di chi le può leggere. Esatto, comodo. Per perdere meno la testa. Poi dopo invece, come gli ho fatto una richiesta di routing, esatto, che adesso poi magari vi vado a spiegare. Allora abbiamo, dopo ve lo facciamo sentire anche come funziona. Allora nell'uno abbiamo messo questo, non so se lo conoscete, non è molto conosciuto, Pictronics è la marca, questo si chiama Philosopher's Stone, compressore stranissimo, interessantissimo questo, visto che alcuni l'hanno già visto dalle foto, è un vecchio full drive 2 MOSFET Anniversary Edition, non so quanto tempo avrà, boh, secondo me è una decina d'anni, credo. Ah no, all'inizio hai messo questo, giusto? Sì, esatto, chitarra, allora, entriamo subito. Facciamo il giro, la chitarra entra in questo box. Esatto. Che quindi è solo per comodità. È soltanto un punto di connessione comodo. Mm. Ok, poi andiamo dentro all'UTART. Esatto. Che va dentro qui. Direttamente nell'input. Qui abbiamo un buffer sempre, che se teniamo premuto si spegne. Ok, esatto. Adesso c'è tutto acceso ovviamente. Fa un piccolo tic, se noi avessimo il canale pulito in realtà non farebbe questo tic così forte, perché ovviamente non ci sarebbe il suono distorto. Poi non lo si fa on the fly, insomma non è che non lo fa. Poi ho chiesto, come sono abituato, di mettere a metà di tutti i pedali volume e compressore, che sono in realtà compressore e volume. Poi il secondo, abbiamo detto uno, loop 2 ho messo OCD, anche questo molto vecchio, che mi dicevi che suona bene. Sì, suona meglio dei più recenti, ho notato questa differenza. Un vecchio Howie, anche questi sono ancora i vecchi point to point, perché dopo li hanno fatti con dei PCB. Nel 3 ho messo soltanto il compressore e il wah-wah della CAE, Custom Audio Electronic, questo qua, che poi è sempre commercializzato da MXR.
Nel 4 invece questo che lo fa Orru, Riccardo Orru Sardo, quando ho fatto un seminario in Sardegna ho usato un pedale fantastico che era questo piccolissimo pedale, questo si chiama Stomp, si chiama Hedgehog mi sembra, una roba del genere, adesso c'è sopra l'etichetta, non me lo ricordo, però se lo cercate, guardate, eccoli qua, ok? Lui è Riccardo Orru Sardegna e il BB preamp, quindi sono entrambi nel loop 4. A questo punto che cosa succede dopo il loop 4? Dopo il loop 4 rientriamo nel looper e ci abbiamo lo split dove inseriamo dentro il pedale volume e il compressore che sono sempre funzionanti, quindi in tempo reale. Esatto, volume, quindi questo che... sempre è il mio noise gate in realtà, l'ho sempre in fatto. In pratica puoi anche calare volume mantenendo la dinamica della distorsione sempre senza perdere, senza ripulire il suono. Questo nel caso... ci sono ancora forse in giro su YouTube qualcosa, ma io ho ancora i DVD, sono solo sul mio store, i suoni della chitarra, il routing è una cosa fondamentale per il chitarrista, Poi dopo il 4, aspetta che giro di nuovo la telecamera, eccoci qua, dopo il 4 andiamo nel 5, 6, 7 ovviamente. 5, Arion, un bel chorus molto vintage, tipo CE2, però insomma diverso, aveva una sua identità. Qui c'è anche la modifica Vibe, il tour. Esatto, la modifica Vibe e questo True Bypass che in realtà frega niente a nessuno, perché tanto e usando un looper il True Bypass non interessa. Carbon Copy della MXR, l'H9 fondamentale, grande macchina, e l'8 che è un reverb sempre della MXR, interessante questo qua. Invece per tutta l'alimentazione io avevo questo e quindi tu di solito fai anche gli alimentatori, sì, vero? Sì, sì. Io avevo già questo, che è sempre MXR Custom Audio, e comodo perché ovviamente ha tutte le varie possibilità. Quindi questo GBC invece mi dicevi è l'alimentatore, sì, del tuo. Del looper, sì, perché il Custom Audio mancava. Questo è l'alimentatore di questo? No, questo è l'alimentatore di? Dell'Eventide. Ah, dell'Eventide, dell'H9. E invece perché il Custom Audio non aveva l'uscita sufficientemente potente per alimentarlo. Certo. Né looper né quello. Quindi, quindi questo qua è... la totalità della macchina. Esatto. Poi, scusa la domanda, se ne hai già parlato, buffer in testa e coda, solo uno, nessuno, oltre i boss, non so se, dopo ti ho perso, che dice questa cosa qua, buffer, quanti ce n'hai? Ce n'è solo uno. Buffer ne abbiamo uno soltanto in ingresso, escludibile su ogni singolo preset, quindi volendo possiamo, se abbiamo necessità, fare un preset con il buffer acceso e il preset successivo con il buffer acceso. Ok, essere memorizzato, memorizzabile il buffer, figata. Esatto. Questa di solito sta quasi sempre acceso ed è messo all'inizio perché almeno il suono della chitarra che entra dentro da lì in poi continua con la stessa, diciamo, potenza, la stessa, certo, dinamica, senza essere ulteriormente modificato. Bisogna anche, ragazzi, imparate anche dopo non farvi troppe pippe, nel senso che il buffer è fondamentale nel momento in cui noi teniamo tutto spento. Esatto. Nel momento in cui c'è già un pedale acceso, se all'inizio il suono è già bufferato, cioè in questo caso noi avendo io un boost all'inizio, quello di Lutart, se io lo tenessi acceso al minimo farebbe già un buffer, già sostanzialmente. Noi abbiamo bisogno di trasformare una bassa impedenza, un'alta impedenza in bassa impedenza. Detto questo, è importante avere. Viva il camper, uno ha scritto. Vabbè, il camper è una grande emulazione. Come tutte le emulazioni, è un'emulazione. Uno potrebbe scegliere di avere anche invece il suono originale. I miei profili camper partono da queste robe qua, soprattutto dal tipo di ricerca che si può fare. Grandissimo massimo patrimonio dell'umanità. Insomma, senza complimento. Grazie. Allora, io direi di farvi sentire un po' di robe. Sì. Te lo passo in mano a te. Ok. Così tu mi... Allora, io tanto me lo sono fatto spiegare, è arrivato prima. Allora... Io adesso sto uscendo e vado dentro il mio Brunetti, quello lì che è il single man. Che cosa ho fatto? Allora, interessante, vediamo questo intanto. Allora, io ho fatto il preset 1. Se premo due volte vedo quali sono i loop accesi. Quindi il 2, il 3, il 5, 7. Vado in modalità manual. 2, 3, 5, 7 vuol dire che ho 2, l'Awi. Splitto 2 3, metto il compressore Exotic, quindi un compressore dopo questo primo stadio di preamplificazione. Il keyley è sempre acceso. 5 il chorus, sentite che bel chorus.
il 7 e l'Eventide. Ho messo questo. In realtà potrei adesso c'è un po' esagerato, eh. Facciamo un po' il mix. Vorrei parlare invece della cosa MIDI che è molto comoda. Vi faccio vedere questo. Quindi esco da mode, torno in preset. La possibilità era dunque, com'era, aiutami? Sempre mod. Allora, mod e poi app. App, vado nel MIDI. Uno. Mi permette di gestire quanti? 5, vero? Fino a 5 dispositivi. 5 dispositivi. Questo è l'uno, esatto. Perché ne ho soltanto uno MIDI. Esatto. E a questo punto tasto 1. Tasto 1 e siamo nel primo setting che gestisce appunto l'Eventide, che è sul MIDI 1. Esatto. Siamo sul canale di trasmissione che è il numero 1. Adesso faccio 1. Premendo di nuovo app si va nel program change. Program change. Io ho messo 0,0 perché questo va da 0 a 127, questo 1 a 128. Esatto, quindi lo 0 corrisponderà a 1. Esatto. Se io volessi andare a cambiare, vado qua su preset, così vi faccio vedere, no? Da qua vado a cambiarli. Esatto, sì, si vede. 2, 3, ovviamente 3 e là è 4, eccetera. Adesso io non lo salvo, se io facessi store memorizzerei che su questo va su, esatto, quello. Vedi, ti indica che c'è qualcosa di che è modificato ma che non è stato salvato, quindi se premi store lui smette di lampeggiare e va in preset. Questo se lo lasci dire, così, vuol dire rispetto a quanto memorizzato c'è una variazione, esatto, è un alert. Una modifica momentanea. Io adesso se voglio uscire da qui senza salvare faccio mod. Torno sull'uno. Abbiamo chiamato il preset numero 9, adesso è cambiato. Ma perché quindi sono M1. Esatto. Se esci e rientri nel preset lui ti ritorna come era prima praticamente. Se entro mod, mod e schiacci di nuovo 1, ok, lui torna come era prima. Scusa, 2 poi 1, esatto. Ok, perché non gli ho mandato il programma, esatto. Change. Ok, a questo punto vado nel 2 dove invece avevo messo tutt'altro. Vediamo che c'è questo, una cosa che si chiama ondulator. Sempre Eventide, in questo caso ho acceso il 2 e il 7, quindi di nuovo l'AUI è quello. Nel 3 ho fatto un esperimento qualsiasi, ho 3 4 3 4 6 8, quindi il 3 il compressore, 4 è il pedale di Oru e adesso c'è un cellulare che suona, e l'8 invece cosa ho messo? 1 6 8, quindi ok, per avere col Philosopher Stone questo suono molto morbido. Sentite se lo tolgo, che bello. Questo è solo full drive. Quindi che cos'altro possiamo? Possiamo dire quello che mi hai fatto un'opzione che del reverse. Esatto, inverte le coppie dei loop, quindi allora, possiamo cambiare il routing. 1 2 invece che fare l'1 che va nel 2, posso fare il 2 che va nell'1. Per esempio, adesso sull'uno c'hai i due overdrive, nel 2 c'hai il compressore, lì ci sono gli overdrive. Potresti invertire la posizione ed entrare prima negli overdrive e poi nel compressore. Facciamo così. Per fare un esempio. Ok, poi così. Accendere. Invece che fare il Philosophers che va nell'AUI, faccio l'AUI che va nel Philosophers. Esatto. Quindi esatto. Come faccio? Allora, prima di tutto si attivano i due in modalità manuale, si spenge tutto, per esempio. Attiviamo soltanto quello che ci serve, quindi 1 e 2. Ok. E adesso sono nell'ordine 1 e poi 2. Per cambiare l'ordine si va in modalità inversione. Sì. Premendo il tasto 1 li ribaltiamo. Lui comincia a lampeggiare e ci ricorda che l'inversione è abilitata. Premendolo di nuovo torna dritto. Allora adesso ve lo faccio sentire. Così ho, quindi essendo invertito, ho prima il 2 e poi l'1. Quindi ho AUI e poi il Philosopher. Esatto. Se lo premo di nuovo torna dritto. Giustamente adesso dal telefono magari non si sente. Sono tre dita totalmente diverse, sì, vero? Esatto. Un compressore ce l'hai pre-imposto.
potrei anche invertire il 3 e il 4. Esatto. Quindi io potrei fare, ad esempio, in questo caso come dobbiamo fare? Fai fatica, tu c'hai anche il cellulare, vabbè. Allora, si torna in modalità manuale, spengiamo questi due che abbiamo utilizzato, attiviamo 3 e 4, per esempio. Ok. Al 3 avevi Osiris e Dawi. No, 3 e 4 ho il 3, ho il compressore, scusa, compressore e 4 sono le MIDI. Così siamo di nuovo in modalità inversione. Adesso premendo il tasto 3 li ribaltiamo. La cosa importante è che qui ho anche le Q, scusami, il wah wah. Aspetta, ti faccio, sentire, perché ovviamente questo cambia tanto. Così ho il wah wah dopo il distorsore. Adesso sì. Se lo ripremo torna normale. Torna, no? Normale. Siete come? Se io apro e chiudo un filtro prima dell'over. Aspetta, guardami che lo spiego. Se io. Questo sempre fa parte del concetto di routing. Un wah wah è un equalizzatore con una certa comparatura, eccetera, che va a fare taglio e amplificazione, taglio e guadagno. Ovviamente se dopo il wah wah metto la distorsione, io vado a prendere alcune frequenze e vado a fare saturare di più o di meno. Però ovviamente il distorsore è un grande brick wall in questo senso, cioè dove va a schiacciare. Se invece faccio il contrario, il distorsore mi dà una grande mappazza di suono e io con wah wah lo piloto. E quindi sentite la differenza, è wah wah prima dell'overdrive. Così è dopo. Rigiro. C'è per me una differenza importante, motivo per cui credo che già qualche anno fa ne avessimo parlato che sarebbe stata una figata poter avere questo. Io di norma questo lo facevo mettendo in un loop, non lo mettevo mai all'inizio, lo mettevo come loop 3 perché così al 2 mettevo un overdrive. E quindi insomma ci sono queste robe qua. Fammi vedere se ci sono delle domande di sti ragazzacci. Che così te le giro. Siamo in tantissimi ragazzi, siamo in 150. Wow, grazie di essere qua, vedi con l'appuntamento. Vediamo... perché dovrei riuscire a vedere le domande. Eccole qua, sono arrivate. Vediamo. Ah, vedi, sono riuscito. Allora, allora, viva il camper, l'abbiamo visto. Viva i camper. Grandissimo Massimo Patrimonio Mentale, l'ho letto. Your fans since neck. Oh, qui probabilmente dal Sud America. Olà, che tal? Tanta qualità. Eh sì, Fabio, bravo. Infatti è quello lì l'idea. Molto, molto fantastico. Beautiful analog, sì, vero, ma ho visto qualità di cablaggio migliori, decisamente migliori. Ah, attenzione, attacchiamo qua, poca ottimizzazione degli spazi è venuta fuori in astronave. No, ma attenzione, l'avvocato lo fa lui, di se stesso. Questa è una pedaliera che io già avevo, se vi faccio vedere adesso, magari vi passo lui, vado di là a prendere le altre pedaliere sue, che invece sono molto più piccole. Abbiamo utilizzato della roba che già avevi e altre cose, sì, fatte nuove. Quindi, sì. Come presa delle prese multiple di corrente, è perché è roba mia vecchia, è roba, sì, mia che già avevo. Però ecco, ho fatto diversi test con e senza e ho notato che potevano starci tranquillamente, certo, per avere più punti di connessione. Essendo questa una pedaliera comunque modulabile, che puoi comunque cambiare pedale, aggiungere e togliere, potrà capitare che hai bisogno di... No, io cambio sicuro. Esatto. Io aggiungo sempre. Hai bisogno di un nuovo alimentatore che il custom audio magari non ti può dare, una nuova alimentazione, allora c'hai più punti di connessione. No, se l'avessi chiesto di farlo l'avrebbe fatto molto più piccola. E io sì, c'era una cosa, domanda importante invece. Sì. Che dice, è possibile creare un preset con gli effetti invertiti? Sì, certo, infatti, ora noi l'abbiamo provato in tempo reale, però è possibile memorizzare tutto quello che facciamo una volta invertito. Di tutti i loop, vero? Di tutti quanti loop. Quindi... cioè l'1 col 2, il 3 col 4, sì, il 5 col 6, il 7 con l'8. Esatto, e si fa un preset con il, occhio, con i pedali dritti o rovesciati e poi si memorizza. E nel momento in cui si va a vedere, per ricordarsi se è invertito oppure no, si vede lampeggiare le lucette, ti indicano che il preset è invertito, quindi si nota da quello se è pre o post. Abbiamo almeno un pedale in comune, e il carbon copy a Aniello Pepe. Allora, una curiosità da un neo chitarrista: ho una Vintec TB10 che pesa un bordello, quanto pesa invece 3.0? pesa 2 kg, 2 kg e mezzo, il box è in alluminio.
è molto leggero. Beh, la Vintec è anche molto più grande, forse. La Vintec TB10, ha detto? Sì. Forse allora era quella che faceva Guido un po' di anni fa, di ferro ancora. Sì. Tra l'altro, se per caso ci vede, salutiamo Guido, un altro artigiano italiano che fa delle ottime cose. Ciao Massimo, questa chitarra suona una meraviglia, pedali a parte. Questa chitarra suona bene, è una chitarra come che l'avete vista, è una Air Relic che ho customizzato, bene. How much does it cost all setup? Beh, dipende, bisognerebbe guardare i singoli pedali, può costare veramente... Quanto costa invece la pedaliera tua? Allora, facciamoti pubblicità. Il Looper 3.0 costa 689 euro, compreso di alimentatore, con tutte le funzioni che abbiamo visto fino adesso. Ok, che quindi ha... Il suo alimentatore, lui e tutte le cose. E le istruzioni, perché ovviamente fa un sacco di robe. Ovviamente. Può gestire cinque... Fino a cinque diversi... Device, diciamo. Device MIDI. Possiamo mandare cinque preset diversi. Esatto. Cinque program change diversi. E fai le mappature interne. Esatto. Puoi farti un backup della pedaliera? Sì. C'è novità in arrivo di software? Allora, a livello software ci sarà un'interfaccia che si potrà gestire dal computer per poter fare tutti quanti i preset e memorizzarli nel momento in cui servono e riversarli dentro il looper. Quindi magari in caso di più scalette, di più serate con diversi artisti, possiamo farci la scaletta con musicista A, scaletta... Quanti preset ha? Sono 99 banchi da 8 preset, quindi sono quasi 800 memorie. Ah, madonna. Più che... Devi fare. E infatti questo si fa anche per la possibilità di scalette. So, Riccardo Falcao, it costs a lot if you buy pedals very expensive. These are pedals quite expensive, some of them, ok? Maestro, quando un G3 Italian version? Non lo so. Sfida, ce la farai a suonare ancora il volo del Calabrone? È tanto che non la suono. Allora, un'astronave collaudata. Grandissimo lavoro. Vedo anche l'Utart e Tour Pedal. Mi sono appena connesso al video e magari l'hai già detto, ma lo utilizzi come boost sui soli? È all'inizio. Adesso sai, è una pedaliera che è stata via un po' di tempo perché lui doveva fare delle robe. Lui era in grande tranquillità perché, ripeto, ce n'ho delle altre. Però lo userò. BB preamp like Andy Timmons. Sì, yes. Ce l'ho da tanti anni. Grandioso pedal, olà. No, ciao, consigli per chi si sta assemblando una pedaliera in casa, ma soprattutto cosa non fare. Grazie in anticipo. Questo ve lo dice lui che cabla. Cosa non fare? Io non metterei troppi alimentatori di diverse specie tutti quanti insieme. Magari spendendo poche lire si riesce a acquistare un piccolo multialimentatore per i pedalini standard, quantomeno. Poi per i pedali particolari come può essere l'Eventide o pedali che hanno la necessità di una tensione diversa, allora a quel punto si può prendere un alimentatore extra che io credo che vada bene. Io usavo prima il One Spot anche. Con tutto il One Spot va bene nel 90% dei casi. In alcune situazioni magari ci può essere qualche pedale che non ci va tanto d'accordo e si sente un po' di sibilo nell'amplificatore. Ciao Massimo, sei dentro al camper? No, sono dentro al single man. Vedi come dice Samuele. Ragazzi, non ci vedo più un cavolo, sono vecchio. No, sono dentro la lampa. Il prezzo comprende tutti i pedali. sarebbe bello. Ciao, grandissimo Massi. Stavo suonando pochi minuti fa i Dream Theater. Ho una Jackson Kelly e una pedaliera della Zoom. Bene, incredibile. Il prezzo comprende... No, i pedali calcola che solo l'H9 costa tipo 800 euro perché è un H9 Max. Budget al massimo. Poi ovviamente se uno ha bisogno di fare una pedaliera completa, compresa di cablaggio, alimentazione e case, posso fare anche quello. Simone Petrella, come il case, anche i pedali... Scusate, ero chiuso. Anche i pedali sono recuperi di anni passati? Assolutamente, non ne ho comprato nessuno. Sono tutte robe che ho da tantissimi anni. Adesso ve ne parlo. Allora, vi racconto la storia di ogni pedale, perché più o meno me le ricordo. Allora, Full Drive 2 comprato almeno 10-12 anni fa. Se voi guardate quando è nato Fulton, 10 anni dopo l'ho comprato. Philosopher's Stone. Questo è un bellissimo regalo che mi hanno fatto gli amici di True Fire. È un bellissimo regalo di True Fire, quindi ce l'ho dal 6-7 anni. Kae l'ho comprato qualche anno fa. Lutart invece me l'ha fatto avere Mattia Tedesco. Gran bel pedale, ce l'ho da qualche anno, ma no, in realtà ce l'ho da un anno e mezzo, da quando ho provato la pedaliera a fare. Ma Claudio gli ho tirato l'orecchio, ci ha messo un po'. Xotic Compressor, questo è un po' di anni fa, ma hanno fatto un endorsement quelli di Xotic, ero negli Stati Uniti, forse era... L'avevano appena fatto questo. OCD comprato non mi ricordo dove, ma da tanto tempo. Aui comprato
usato su eBay almeno 16 anni fa, secondo me. Questo me l'ha regalato Orru quando sono andato in Sardegna, perché io ho fatto un seminario e c'era questo pedale nella pedaliera che mi hanno dato, essendo arrivato là in aereo. L'ho provato, sono impazzito e lui me ne ha fatto dono tramite un'altra persona. Lui non c'era, ma è stato veramente molto gentile. BB Preamp, stessa cosa di prima. Keeley ne ho comprati due o tre, che l'avevi in ogni pedaliera. Arion fa parte della famiglia Dixotic. Questi qui li ho comprati appena usciti. In realtà no, questo mi è stato regalato questo perché feci un video, una roba del genere, vi dico la verità, non sto a raccontare cazzate. H9 fa parte, io sono un ambassador di Eventide e fa parte del pacchetto dove io li aiuto anche a sviluppare i preset e roba del genere, quindi questa è la verità. Quello là ce l'ho da un po' di tempo, guardate che bello, c'ho anche una 059 che ce l'ho solo io di quel colore lì, dove era avanzato un po' di Tolex e mi ha messo questo. Il pedale di Andy Timmons, no, in realtà quello è un pedale mio, Andy Timmons ce l'avrà uguale, no, nel senso che sì, ce l'ha sicuramente anche lui, è molto bello. Consigli su un alimentatore per diminuire il rumore provocato da 6-7 pedali in catena? Ma in realtà non dovrebbe fare rumore un alimentatore. Non dovrebbe, infatti. Che forse hai un alimentatore poco potente, esatto. Quando li accendi va in crisi. Esatto, potrebbe essere un alimentatore poco potente oppure i pedali che devono essere magari suddivisi, se per esempio lui utilizza alcuni pedali in fronte e altri nel loop effetti, sarebbe utile, anzi sarebbe quasi indispensabile alimentare la parte che sta in linea con la parte che sta nel loop effetti con due alimentatori separati, quantomeno per avere meno loop di massa che possono comunque generare ulteriore rumore Sì, bisogna stare attenti a quello. Però di norma, ecco, adesso vi faccio sentire, cioè quello che voi sentite qua, il rumore è questo, cioè tutto acceso. Cioè, di rumore ce n'è veramente poco. Adesso abbiamo anche fatto l'inversione, quindi... Sì. Dunque, aspetta, che dice? Che cavi hai usato a cablare? Li fa lui? Claudio fa anche alimentatori, se sì, a che prezzo orientativamente? Allora, qua proprio un momento promozionale, vai. Allora, i cavi, intanto quelli rossi erano i miei vecchi... Per i cavi abbiamo utilizzato i vecchi George LS di Massimo, che sono stati tolti, diciamo, i connettori abitati, e ho utilizzato jack... Neutric e pipette da un'azienda italiana che comunque sono molto validi, quindi sono stati risaldati utilizzando il cavo. Mentre tu parli faccio vedere, sì, esatto. No? Quindi questi rossi erano i miei vecchi cavi, esatto. Questi sono i cavi invece che hai preso quelli tu, ma li hai tutti comunque risaldati. Esatto, tutti quanti risaldati. Che si vedono anche qui poi, esatto, con tutti i nomi. Sono i Neutric e questi qui sono quelli che a pipetta che utilizzo. Qua ci verrà presto qualcosa, che tanto dopo lo ponticello sì, qui. Lui lo sa che io purtroppo non sono... smonto tutto. Poi cos'è che mi avevano chiesto, non mi ricordo più, degli alimentatori. Per gli alimentatori, il prezzo per gli alimentatori, esatto, dipende. I modelli sul mio sito www.fxcase.it ci sono i prezzi dei modelli in box, www.fxcase tutto attaccato.it ci sono i prezzi di ogni singolo modello. Si parte comunque dai 150 euro mi sembra il modello più piccolo, a salire a seconda, e poi comunque si fanno. Tu dove sei? A Pistoia. Pistoia, e quindi uno può venire anche da te e fare la pedaliera. Si può venire da me direttamente per fare la pedaliera, oppure comunque, come nel 90% dei casi, lavoro per spedizione. Ok, email? info@fxcase.it info@fxcase.it e quindi lo contattate lì. E adesso, mentre lui continua a rispondere, vediamo qua, che io vado a prendere le altre due pedaliere, sempre polemiche, dai, ma sì, ma le polemiche fanno sempre qua. Che cavi ha usato a cablare? Li fa lui, questa cosa dei cavi. I cavi sì, utilizzo un cavo che acquisto da un'azienda tedesca, che è comunque dalla Monacor, è un cavo molto valido secondo i miei gusti. Ho già fatto diverse pedaliere, anzi tutte le pedaliere che cablo di solito sono fatte con questi cavi e hanno un'ottima resa. Hanno una buona sezione, quindi si possono fare sia cavi di cablaggio che anche cavi di segnale tra chitarra, amplificatore e pedaliera e così via. Tu fai anche i case, no? Esatto, questo è uno allora dei. Gira la telecamera, ci deve essere in basso. Sì, già girato, sto girando avanti. Sì, verso di te. Questa invece è una vecchia per modo di dire, sì. Perché avrà 4 anni. Sì, penso questo sia un 2008-2009. Tu fai anche questo, giusto? Esatto, anche flat case. Purtroppo durante un viaggio ha sofferto questa. Ah, ok, va bene. Però aveva fatto bella, adesso ve la faccio vedere dentro. Questa era la versione precedente, se non mi sbaglio. Sì, che poi alla fine il concetto è sempre quello. Adesso potrebbe essere stata cannibalizzata, ma c'era qualcosa. Senso che potrei aver tolto delle robe. Apriamo anche questa. Eccolo qua che si vede fxcase.it. Esatto.
No, adesso ne è. Sì, allora, è stata un po' spostata. Devi essere spostata, ma durante i traslochi. Ok. Questa era una versione True Case, che esatto. C'è ancora con la tecnologia 3.0. Questa era la versione 1.0. Questa esatto. È veramente 2000. Questa tenendola in piedi così. Questa non la uso però dal down, almeno un annetto. Qua l'avevamo fatta in questo modo. C'era sempre il solito discorso di del, non c'era l'inversione, però esatto. Io in questo caso ti avevo chiesto il blend. Sì, abbiamo fatto diverse cose anche in questa pedaliera, ricordo. E vabbè, qua era totalmente, qua era tutto diverso. Questa è una bella macchina, ragazzi, esatto. Questa è poco conosciuta, ma una bella macchina, così come questi di come si chiama? Della Nux, l'MF, che ha un mix di tutti i suoni. Jackie Lee Hyde, bella macchina, molto drive bello. Core, poco conosciuto, super comp, number one. Ci sono diversi, anche il Diamond, vedete che compressori non mancano mai, compressore. Infatti se ti ricordi su queste macchine qui abbiamo cominciato, ti avevo accennato dell'idea di fare la possibilità di invertire le coppie, che mi sarebbe piaciuto, visto che tu usavi sempre molte doppioni, diciamo, molte macro doppione. Di poterle girare. Esatto, in questo modo con le nuove versioni si può risparmiare un pedale o due in pedaliera e averlo pre o post tutte le volte. Che ci conosciamo, 10 anni quasi ormai. 2006, 2006. Forse. Ci siamo visti a Soave. Eri giovane. Ero. Io ero già vecchio, ma te eri giovane. Allora, questa, poi la primissima che tu mi facesti, che però era più ingombrante perché avevo chiesto pedali grossi, la vado a prendere, che c'ho qua. Allora, a sto punto vieni di qua, va. Vengo io di là, dai. Sì. Questa era la numero uno. Dunque, ho... questa sulla sinistra, guarda. Questa quella più alta, sì. Questo ci ho fatto anche tante cose con Neck e ha fatto tanti dischi questa pedaliera ha fatto tanti dischi, tanti. Sì, mi ricordo. Questa era la True Case, quella completamente meccanica. Ok, vedi anche come l'avevi customizzata. Sì. Sono venuto dalla parte sbagliata. Beh, vabbè. No, vengo io. Cavoli. Esatto, questa è quella che... È la più famosa questa, comunque tutti mi ricordano di questa pedaliera. Ogni volta che... Ma anche perché questa... Quindi, qua abbiamo, c'era abbastanza luce? Sì. Allora, questo è il wah-wah della Gem, fantastico, il wah-chu della Gem. Allora, là ovviamente non c'è l'accordatore in quella pedaliera. Esatto, però si può inserire. Ma non c'è perché non te l'ho dato, perché comunque già c'era tanta roba, tanto sì. L'accordatore non, c'è anche dentro l'H9. Ok. Tuner, questo. Questo è il doppio overdrive della Gem, bellissimo, sono praticamente sarebbe tipo TS8, TS808 sì. e TS9, questi due sempre in coppia. Compressore, vedete, questo è un altro compressore, però in questo caso avevo fatto anche qui il blend, perché io sono un grande fan del blend. Il buffer era, si spegne da qua. Sì, sempre ingresso qua. Anche qui. Subito. Eccolo qua. E, in questo caso io mi facevo... Allora, uno CS3 Jam ed è il blend, non mi ricordo se l'abbiamo fatto sull'1 o sul 2. Non mi ricordo, però forse sul 2. No, è sul 2. Sul 2 perché io faccio compressore qui overdrive. Suono molto compresso clean, qui suono leggermente overdrivato e poi prendo quasi tutto il pulito. Esatto. A quel punto mi faccio il blend. Sì. Taxi Drive meraviglioso di Brunetti, qua ci sono due robe di Brunetti. Sì. E adesso c'ho anche il Pleximan. Molto bello, altro chorus da gara, e questi due che sono molto onesti, secondo me, tutti l'hanno criticati, eccetera, vero, cambiano un po' il suono, sti cazzi, insomma. No, in realtà sono quello. Sempre state dei bei pedali. Sì, Memory Man alla grande, Contour Boost poco conosciuto, qui si tagliano due frequenze, prendi due frequenze, li tiri fuori, fai un boost molto oculato. Questo compressore mi sa che l'avessi modificato tu. Sì. Mi hai fatto tu una l'hai montato. L'avevo modificato io questo compressore, sì. E quindi, sì, insomma, di robette... Ragazzi, ovviamente qua pedali non ne mancano, eh. Cioè, questi qui sono... Questi sono gli altri. Ok, sono gli altri pedalozzi. Bene, allora, torniamo di là. Facciamo un... Max e tutti i pedali del mondo. Allora, no, apriamo una parentesi a parte. Sapete quanti di voi mi hanno detto: ma ci fai vedere tutte le tue chitarre, eccetera. Allora, voi dovete sapere che oltre a... allora, io faccio ovviamente il chitarrista da tanti anni. Ho iniziato a fare il dimostratore nell'89. E
ho iniziato a collaborare con Brunetti anche intorno all'89-90, che era un mio amico, e lui il suo primo, l'ha raccontato nell'altra diretta, se è qua su YouTube, ha iniziato a fare il primo ampli quando io gliel'ho chiesto, gli ho detto ma perché non fai un ampli? Abbiamo cominciato con una valvolina, da lì ho iniziato a studiare, a capire, e c'è una parte di investimento di un, non di un musicista, ma di qualcuno che voglia, che sia interessato anche ad altre cose, questo è il mio caso, di capire. La comprensione passa attraverso la conoscenza e conoscere delle macchine. Conoscere macchine significa anche conoscere i pedali, gli amplificatori. E quindi io ho investito tanto anche denaro acquistando tanti prodotti, chitarre, non chitarre, e acquistando legno, andando a seguire dei seminari, dal seminario degli Utaio, al seminario dell'elettronico, al seminario di Bob Bradshaw, a quello del fonico di Claire Mountain, qualsiasi cosa che riguardi il suono. Questo ha permesso, mi ha permesso negli anni non solo di fare il musicista, ma ho fatto anche il produttore, roba del genere, ma ad esempio il ruolo di project leader di Eco mi deriva dal fatto che io il suono lo conosco. Cioè, vi faccio un esempio. Ieri un mio allievo, se è in diretta potrebbe anche esserci, Valerio Giangiorgi, mi ha fatto sentire, un mio allievo, una sessione registrata di chitarra elettrica e gli ho detto, che ampli hai? Mi ha detto l'ampli, mi ha detto la chitarra, gli ho detto, hai l'SM57 che l'hai comprato, e gli ho detto un luogo, e non è un SM57 originale, è un SM, è la copia di SM57 e gli mancano le basse. Lui ha detto, ma no, l'ho comprato, e mi ha detto lì, ho detto, ah, allora proprio quello. È andato a casa con un mio SM57 e ha scoperto che il suo suonava dai 160 in giù, aveva tipo dei dB in meno. Questo è, fa parte della conoscenza di uno che può fare, che poi ha fatto il fonico, roba del genere. Quindi i pedali che vedete non sono solo vezzi, sì, in realtà sì, in parte sì, si farebbe con quattro pedali, ci suoni tutta la vita. Dopo c'è il fatto di anche imparare a conoscerli, riconoscerli e sviluppare alcune conoscenze che ti possono permettere di fare lavori diversi, ad esempio l'ambassador di Eventide, andare al Politecnico di Milano con il professor Sarti a dargli una mano a sviluppare gli algoritmi per Eventide e a fare altre robe. Quindi non sono soltanto non sono un accumulatore seriale di materiale, ma potrei riconoscere, non dico tutti i pedali, ma quando sento una roba la riconosco. Questa è una cosa importante. Adesso vabbè, e siamo tornati qua, quindi io ringrazio Claudio di essere venuto fin qua a portarmi la pedaliera. Ora vi facciamo pubblicità, eh? Voi sapete che questa è totalmente pubblicità, perché è giusto, perché ci sono tanti ragazzi, giovani adesso lui purtroppo non è più giovane, scusatelo, qua, però quando ha iniziato ci siamo conosciuti a Soave, nel giardino del 2006. Placcato fuori dall'ingresso e quindi e lo fai di lavoro già da quegli anni, sì, cioè, no, dopo anno, no, è vero, nel 2008 iniziato, nel 2008 con l'attività, diciamo, esatto, ufficiale. Che è potuto mollare il lavoro ufficiale, sì, esatto. Quindi parliamo di crisi, lamentiamoci, facciamo tutto quello che vogliamo, però a un certo punto facciamo, perché le cose si possono fare, bisogna tenere duro, avere delle capacità, però non siamo sempre negativi, ok? Ma scusa la domanda, siccome hai fatto tante profilazioni con il camper, per quali ragioni personali continui a preparare delle bellissime pedaliere? Perché il camper è una macchina meravigliosa che permette di fare cose che nessun altro permette di fare, perché emula perfettamente le cose che ho. La parola emulazione sottintende che non è esattamente identico. Vero. E quindi c'è da dire che dal punto di vista creativo del suono, la ricerca di mettere insieme delle cose è diversa. È diversa rispetto a utilizzare un camper, che sono qui. Ho appena preso due camper da mettere a rack. Vedete qua ci sono, scusa se posso far vedere, sì. No, che non ci siano delle scalette, eccetera. Tutti i miei appunti. Sono pronto, ci sono le varie robe, gli spartiti iscritti, però il camper è una bella, ma bisogna avere tutte, cioè questa è roba vecchia, ragazzi, questa è una 69, 65, 63, questo no, questo è un cinese, questo è un 70 qualcosa. Ipotizzare che una fotografia possa essere così precisa da... come ve lo potrei dire? Potrei dire, ecco, se io avessi una bellissima foto, una gigantografia di Ross in camera, potrei dire, che bella gigantografia che ho di Ross. Però se c'è Ross posso fare cose diverse
da quello che posso fare con la fotografia. E quindi sarà felice Ross del paragone. Sì, esatto, anche camper. Quindi grandi macchine, i camper grandi, però su queste moto ci si può lavorare in modo creativo diverso. Per ogni cosa ha la sua esigenza, ok? Quindi se sei in una sala prove o in una fase creativa, in studio, cioè io preferisco sui pedali. Ah, peraltro, volevo... Mi aveva dato un ragazzo, mi stavo dimenticando... Sì, prova a vedere qua, se me l'aveva dati tempo fa, sì, che sì. Non mi ricordo... Me l'ha dati tanto tempo fa, sì, però sei te che sei, cioè hai messo... Quanto tempo ci hai messo a farmi sta pedaliera? Un po'. Sarà un anno? Sì. Anche di sto più. Allora, che me l'aveva mandate, vedi? Sì, vedi, aveva fatto... Vedi, bravo, guardate. Questo è un altro artigiano. Esatto. Sì. Un altro artigiano di cui parliamo bene. Allora, dobbiamo mettere il 7 e questo. Esatto, c'è da metterci la calamitina perché questo è in alluminio. Vabbè, noi intanto ce l'appoggiamo. Esatto, poi c'era il reverbero. Vedi, quindi... quello va un pochino sopra la cosa, sì. Lo taglierò. Esatto, poi cosa c'era? Serve in fase... creativa, serve in fase creativa, bravo. Ed il BB aveva guardato le foto. Sì, gli avevo mandato la lista. Ah, bravo, vedi. C'eravamo sentiti per email, mi sembra, con questo ragazzo. Ah, questo è il magnetize kit, giustamente, quindi attacchiamo i magneti lì in maniera che dopo si possano attaccare. Sì, perché essendo in alluminio non si poteva attaccare la calamita. Esatto. Questo è un altro piccolo imprenditore che ci prova, speriamo che ci riesca. Molto comodo. Sono molto gasato su queste cose qua, perché dopo, voglio dire, ho preso anche i miei competitor di YouTube e cercato di mettergli in mano le eco. Allora, guarda cosa abbiamo qua. Ecco, dopo questi qui li sistemiamo bene. Certo. I CD Howie, Fulton e Philosophers. Perfetto, dai. Allora, dai, facciamo pulista anche a... Ragazzi, non mi ricordo come si chiama, me l'ha dato troppo tempo fa. No, lui ha un nome, sto ragazzo qua, non me lo ricordo. Perdonami, scusami, è passato troppo tempo. Però vedi che non ci siamo dimenticati. L'ho visto l'anno scorso a Pizzighettone. E quindi, eccoci qua. Quindi, dai, allora, siamo 180, ragazzi, ma siamo un casino per essere... Dico... Allora, io direi di approfittarne per salutarvi e farvi gli auguri di buona Pasqua. Auguri a tutti. E quindi tanti auguri, buona Pasqua. Ah, guardate, Mastro Valvola, guarda chi ci saluta. Mastro Valvola Pedas, a proposito, è grandi, anche, è vicino, ragazzi. Mastro Valvola, il Millibar è probabilmente è in un'altra pedaliera ancora. Ve lo faccio vedere se voleste, di là ce l'ho in un'altra pedaliera ancora. Ma sì, ma dai, sti cazzi, è qua, ve la faccio vedere dov'è. È qua in un'altra pedaliera che deve essere questa, il Millibar. Dovrebbe essere qua. Questa è una pedal train. Tengo questo. Vai. Vediamo se l'ho messo qua il Millibar. O se l'ho messo in quella là. No, qua ho tutta la roba Electro Harmonix. Electro Harmonix. Questi sono pedali che mi ha regalato il signor Electro Harmonix. Pensate che il signor Mike Mitius, quando Electro Harmonix praticamente fallì negli anni 80, Mike Mitius, dopo, quando rinacque, lavorai io con lui. E faceva un Soul Kiss, si chiamava, era un wah-wah a bocca pilotato da una fotocellula, e io facevo il dimostratore insieme a lui. Quando mi ha rivisto, ha visto i miei video anni dopo, mi ha detto: ah, che piacere rivederti, sono felice, perché non mi fai dei video su questi? E me li ha regalati. Allora, qua li ho solo appoggiati, eccoli qua. Questo era un bagaglio di esperimento quando lavoro, Questo, signori, visto che c'è, questo Millibar è il pedale, valli più vicino, questo qua, Millibar. Questo è il pedale più figo che c'è in giro come compressore. Ma altri pedali molto belli, ma com'è si sono tutti, erano tutti in ordine questi? Vabbè, questi sono purtroppo, è il velcro che molla. Qua, questa pedaliera che invece, allora, questo qua, vi spiego che cos'era. Questo qua era un bagaglio cinese che stavo... provando a vedere se fosse stato bello da mettere in produzione per Eco, ma per l'amor di Dio. Coral Flange, ce n'è un altro, meraviglioso. H9, LA Custom, un altro costruttore di pedali, bravissimo, italiano, Torino, Carlo Sorasio. Venne da me tanti anni fa, forse almeno 16 anni fa, giù a Roma, per mostrarmi che iniziava a fare le testate. Dirty Blonde Manhattan fa parte di quegli altri, CS3 modificato ovviamente da Claudio. Un altro...
Fattoria Mendoza, un altro costruttore italiano molto bravo. Dofix adesso, prima si chiamavano Dolphins, questo è un pedale di Firenze, anche loro in Toscana tirate voi con i pedali, pedalame. Questo è un mini, invece è il mini volume di Dunlop, millibar ragazzi, bugia, quindi Mendoza, cioè, io sugli italiani punto, mi piace questa cosa che... Ci vuole. Sì, siamo bravi, cioè siamo bravi, cioè, non c'è niente da fare e quindi... per di più di norma c'è anche un'assistenza che può essere importante, poi uno può parlare direttamente col costruttore, insomma dai, figata. Quindi adesso basta, vi saluto davvero, quindi buona Pasqua anche da Claudio. Ciao, auguri a tutti quanti. Auguri, buona Pasqua. Adesso noi siamo tutti festosi, in realtà dal punto di vista cristiano oggi è il venerdì di santo, venerdì di passione, non bisognerebbe essere così felici, ma come dico al mio amico padre Beppe, che è un mio carissimo amico prete e batterista, tutti sanno come va a finire la storia, quindi non è che uno vuole fare, com'è che si dice quando dici il finale di un film? Spoiler, non è che uno fa lo spoiler, però vero che si sa che oggi qualcuno è, però si sa anche